Welcome to Mirror TV, ragazzi, sono in compagnia di Peony the Elite, Queen of the Universe. Peo, il commento di SmackDown più atteso dell'anno, forse è meglio dire più bollente dell'anno, visto che siamo ancora in piena estate. Ragazzi, mamma mia che puntata di SmackDown, penso che qua siamo tutti e due d'accordo. L'episodio dello show blu post SummerSlam è stato davvero fantastico, non solo per il gran colpo finale che c'è stato, e ragazzi, parliamoci chiaro, quello farà parlare di sé, non penso solo per quest'anno, ma anche per l'anno prossimo. Però, è stata costruita una puntata solida dietro, bellissima. Per una volta i Booker sono stati furbi, tutti erano in hype per questo Roman Reigns che non si sapeva bene dove doveva andare a parà, ma ti hanno condito tutta la puntata con cose belle. Innanzitutto c'era Vince, non è che Vince appare così. Vero. Cioè, era importante, Vince ha fatto un ruolo importante, ha delegato un tipo per andare a prendere le firme proprio da Roman Reigns, da The Fiend e da Braun Strowman per il match a Payback, e tutto è ruotato su quello e tutti stanno a dire, moriva Roman Reigns, tra l'altro 5 minuti alla fine. Ma non solo, tutta la puntata è stata molto veloce, segmenti veloci, botte e risposte, quindi ha tenuto un buon ritmo, e c'è stato anche il ritorno di Sami Zayn, tutti stavano lì a guardare SmackDown per Roman Reigns e ti hanno dato tante piccole chicche. Sono stati bravi, cioè questo è usare l'intelligenza, non si sa perché ogni tanto ci riescono, ma molte volte no. Script della puntata davvero fantastico, direi subito iniziare a parlare, anche se tu già l'hai fatto, perché Vince McMahon all'inizio ha delegato un uomo, probabilmente il capo sicurezza, ad andare a raccogliere le firme di The Fiend, Braun Strowman e Roman Reigns, ma poco prima quell'uomo abbiamo visto che stava dando delle indicazioni alla stessa sicurezza, che ha detto, occhio, stasera qua ci sono tre uomini importanti. Mi raccomando, non fate arrivare la Retribution, che sennò qua succede un casino, il panico. E certo, perché se c'è Roman Reigns in sala, la Retribution deve attaccare. Mentre tutto il resto degli SmackDown, chi se ne frega? Ma sì, la Retribution ha fatto come gli pare, riportato macchine, ha dato fuoco a cabine, c'era la sicurezza, boh, sti cazzi, c'è Roman Reigns. No, allora fateli entrare questi. Mettiamo così, alla fine la sicurezza, tra virgolette, ha funzionato, perché la Retribution non c'è stata, ma secondo me... No, non lo dico adesso. Allora, parliamo del primo segmento di qualche lottatore della sera, davvero quello del nuovo campione intercontinentale, Jeff Hardy, il fratello di Matt Hardy. Peonia già sorride, se la ride, perché il promo di Jeff ha strappato effettivamente qualche sorriso. Ma non solo, cioè Jeff Hardy era ridicolo. Cioè, questo è il peggior Jeff Hardy del mondo. Come cazzo fa a avere un titolo? Come cazzo fai a toglierlo a Styles? Come fai? Ma è tutto ridicolo. Dicono il match, forse uno dei migliori ultimamente, di Jeff Hardy sicuramente. Ma Jeff Hardy sta facendo un match di merda, quindi tutto dire. Vabbè, il confronto iniziale che fa l'Open Challenge, perché lui fa il Fighting Champion, capito? Lui ce le prende, ma fa il Fighting Champion. Giustamente Jeff Styles lo percula. Io vorrei saltare direttamente alla fine post-match, quando... No, ma che passate alla fine io, post-match? Io, perché non vedevo l'ora di parlare di quella cosa che è stata terribile. C'è una cosa bellissima, perché Jeff Hardy fa questa Open Challenge, arriva i Jeff Styles, si scambiano due battute, poi Jeff Hardy se ne esce. L'Open Challenge è valida per tutti, tranne perché per te. Jeff Styles là giustamente impazzisce, però non è che va a colpire Jeff Hardy, è Jeff Hardy che lo va a colpire e lo manda anche al tavolo di commento, perché poi AJ Styles si trova a fare da commentatore nel match tra Jeff Hardy e chi? Shinsuke Nakamura, che risponde quindi lui alla Open Challenge di Jeff Hardy. Bello il segmento, l'intrusione di Cesaro, che non era proprio propriamente d'accordo con la scelta di Nakamura. Ha detto, oh, questo è un po' impulsivo, non ne abbiamo parlato, questo ha fatto l'Open Challenge. Lui ha risposto, io non è che so proprio tanto. Per fortuna che siamo campioni di coppia, ha detto Cesaro. Quasi volesse farci capire che ci sarebbe potuto stare qualche problema tra lui. Però no, io ma penso... Più che altro, secondo lui doveva parlarne, essendo che sono campione di coppia, ha detto... Un minimo gli poteva anche dire che voleva andare a sfidare Jeff Hardy, no? Sì, tutto questo durante la contesa tra il giapponese e Jeff Hardy. Proprio quest'ultimo va a lanciare Shinsuke Nakamura contro AJ Styles al tavolo di commento. Diciamo che la contesa rispetto alle ultime, come dicevamo prima, è stata positiva, secondo me, rispetto alle ultime di Jeff Hardy. Sì. Anche perché abbiamo visto qualche altra manovra, oltre alla Twist of Fate e la Swanton Bomb. Ripeto, ultimamente, provatemi a dare contro, Jeff Hardy soffriva tutto il match, Swanton Bomb. O Splash da fermo. Splash, le famose splash da fermo di Jeff Hardy. Si fa un match del genere, ma poi sei Jeff Hardy, voglio dire. Tra l'altro, ecco, in questo episodio Jeff Hardy connette una twist. Ma più manovra il fratello.
connette una twist of fate che lascia davvero parlare di sé, perché poco prima Jeff Hardy va a colpire in maniera, secondo me, un po' irregolare, un po' scorretta, Nakamura. Cheater! Quello che urla giustamente Jay Styles al tavolo di commento, poi va a connettere la sua twist of fate su Anton Bomb 1, 2 e 3. Jeff Hardy resta campione intercontinentale e Jay Styles al tavolo di commento non ci sta proprio, ha detto guarda, ha barato nuovamente, ma chi è sto campione? Fa schifo sto campione intercontinentale, per fortuna che lui è face, io so heel e a me fischiano. Ecco, giusto, io so con Jay Styles. Jeff Hardy va anche a sollevare il titolo di fronte al fenomeno One, poi se ne va sulla rampa con Styles e continua a urlare cose all'interno del ring. Ecco lì che risuona una team che a noi ha fatto alzare dalla sedia, dal divano, dal letto, da tutto quanto. Torna Sami Zayn, colui che sui social vanta di essere ancora il campione intercontinentale. Lui non ha mai perso il titolo e infatti si è presentato con un titolo intercontinentale, con il suo titolo intercontinentale. What the fuck? Quanti titoli abbiamo? Tanti, ma a parte il ritorno di Sami Zayn, super contenta, è stato anche bello, ha fatto anche il promo dopo, doveva dire io sono un vero campione intercontinentale perché io giro il mondo e senti come parlo bene tutte le lingue, vabbè, lasciamo perdere. Parla bellissimo. Giustamente bene il francese, bellissimo, Sami Zayn, io lo adoro, lo sapete, ma voglio dire questa cosa perché è clamorosa, Sami Zayn va a colpire durante lo scambio con lo scambio, l'incrocio di sguardi con Jeff Hardy. Lo va a compiere con la sua ex finisher. Jeff Hardy con la sua finisher, non penso che la cambierà. No, perché è ex finisher, perché non è possibile. Ah, okay. Perché Jeff Hardy si alza in 2 secondi. Che cazzo applaudi? Ma io non ho capito l'effetto. Jeff, che cosa fai? Non ha venduto la finisher di Sami Zayn. E poi si è messo a applaudire. E Jeff Hardy è rimasto così. Ma che sa perché sta applaudendo? Che cazzo fai? Non lo so, non lo so. Fatto sta che io ho trovato Sami Zayn un personaggio ancora capace di tirare tutta l'attenzione su di sé. E questo non era scontatissimo, ragazzi, perché uno poteva pensare anche che lo mettessero in una situazione dove magari poteva essere quello che si prendeva fin da subito le botte. E invece l'hanno reintrodotto un po' con il contagocce, che però non è che sta lì per prendere le botte, sta lì per lasciarci diversi dubbi. I dubbi certo, sicuramente riguardano prima di tutto la situazione intercontinentale, che potrebbe vederlo magari, che ne so, potrebbe vederlo protagonista a Clash of Champions in un triple threat contro Jeff Hardy magari, e AJ Styles, per dire il vero campione intercontinentale. Ma allo stesso tempo, visto che già ci stiamo parlando di ritorno di Sami Zayn, quindi ne va... C'è qualcosa con i suoi ex amici, con Cesaro e Sheamus, che... Cesaro e Sheamus? Cesaro e Nakamura! Cesaro e Nakamura, magari Sheamus! Cesaro e Nakamura, che si sono visti abbandonati per tanti mesi da Sami Zayn torna, giustamente glielo va a dire Nakamura! Nakamura glielo dice in faccia, ha fatto... Quattro mesi! Dove cazzo sei stato? Nakamura glielo va a dire. Oddio, sono esplosa. E quindi niente, nel senso, lui voleva un'accoglienza più clamorosa. Si aspettava di essere insomma ancora ben accolto tra questi due. Invece questi due lo allontanano. Dicono: senti, dobbiamo parlare relativamente al fatto di quello che è successo nell'Homer, di Nakamura che non ha parlato con Cesaro, che avrebbe risposto all'Open Challenge, eccetera, eccetera. Senti, ci lasci un po' da soli perché dobbiamo parlare come tag team partner. Zayn un po' storce il naso e dice: sì, tanto io ho un sacco di cose da fare. Bello, mi è piaciuto un sacco. Ci lascia quindi altri ritorno. Dubbi. Ci lascia bello. Quindi altri dubbi della situazione dei titoli di coppia. Quindi Sami Zayn è stato reinserito fin da subito in maniera cazzuta. Mi è piaciuto molto la gestione di ritorno di Zayn. Davvero bella, non era scontato, ragazzi. No. Tutto quello che si era sentito, che lui era un attimo contro la federazione non lo vedeva più. Non penso che sia vero questo, assolutamente. E posso dire che poi sono molto molto contenta col fatto che hanno ripreso la storia che lui sta portando sui social, che lui è ancora campione intercontinentale perché non ha mai perso questo titolo. A me piace un sacco questa roba, mi piace tantissimo il fatto che si è presentato col titolo e quindi hanno avvalorato la sua. Ma anche rimarcato, ha rimarcato anche la vittoria che lui fece, che ha ottenuto più che altro a WrestleMania 36, l'ultima volta che è apparso il titolo intercontinentale in un pay per view
Bello, molto bello, mi è piaciuto davvero tanto. Merci Vubu. Allora, passiamo a parlare della Firefly Funhouse, che è un altro di quei segmenti che secondo me vale la pena citare, perché poi ha avuto anche un clamoroso colpo di scena, ovvero la firma del contratto di Bray Wyatt. E grazie, perché vallo te a chiedere tu la firma The Fiend, eh? Ma infatti Vince McMahon ha detto, guarda, andrebbe bene una firma di Bray Wyatt, per cui ci penso, vabbè, basta che vai a trovare Bray Wyatt, ormai tutti sanno dove è la Firefly Funhouse. Sì, e quella è una cosa che a me non piace, sinceramente. L'ho detto varie volte, quando tutti la gente la entra nella Funhouse io storco un po' il naso, perché io la vedo davvero come un qualcosa di etereo, no? Solo dedicato a Bray Wyatt. Invece mo stare entra tutti quanti, cioè pure quello per la firma del contratto. Però giustamente, voglio dire, va che a Pampo defende per fargli fa firmare il contratto. Sarebbe stato ci più sta, difficile. Ci sta, ragazzi. Non potevi fare un segmento come che perché era con col Bray Wyatt, però era un segmento diverso, sì. Il contratto stava sul ring. Qua invece questo ha delegato e immagini The Fiend che va di fronte a questo, secondo me sarebbe stata un po' una porcata. Il bello come loro vadano a giocare anche un attimo su quello che collega Bray Wyatt a The Fiend, perché lo stesso tipo gli va a dire, io so che tra te e lui c'è un certo tipo di collegamento, Bray Wyatt lo guarda male, come, che cosa mi vuoi far capire? Invece poi sorride, vabbè fai firmo per lui, dai sì, è bello. Tra l'altro Bray Wyatt era stato interrotto da quest'uomo, da questo knock knock sulla porta, probabilmente stava per parlare di Roman Reigns, detto, da quanto tempo che non ti vedo, è una bellissima sensazione, però ecco è stato interrotto lì, Bray Wyatt, e penso che sia stato un ottimo segmento anche questo, sì. Quindi condivido questa scelta, anche se come ho detto prima, non sono felicissimo che tutti quanti sanno la via per arrivare a Firefly Funhouse. Dopo Rollins hanno tutti imparato questa Ma posso dire una cosa? Vai. Ancora non hanno capito dov'era la stanza nera del Black, ma la Funhouse la trovano No, tutti. L'hanno capito pure quello, che Owens andò a bussare alla porta di Black, non è pure lui. Sì, ma dopo anni. Sì, dopo ci hanno messo 3 mesi. Sì, esatto. Allora, parliamo di qualcos'altro. Prima abbiamo fatto i complimenti alla situazione di Midcard e Rupert Carter, che lo si voglia o meno, attualmente Matt Riddle fa parte del Midcarding di SmackDown, e lo va a fare questa partecipazione in questa puntata con un promo, dove più che altro va a richiamare l'attenzione del re. Ha detto, oh, qua sono settimane che abbiamo qualche contenzioso sospeso, vieni fuori bro, fammo sta sfida. Dai, Riddle più che altro si tiene un po' il suo personaggio, lo fa in maniera molto più straordinaria di me, io devo solo vedere il segmento, ma va bene così. Ecco, risuona dopo la pubblicità la team di Corby, perché sono passati tipo 7 minuti lì, Riddle è rimasto 7 minuti sul ring aspettando King Corby. Io me la prendo a ridere, però alla fine King Corbin si fa vedere, parte la sua team, entra tutto figo, senza microfono, è strano che non abbia il microfono, Corbin mi sembra strano che non vada a rispondere al discorso di questo di Corbin. Ecco, Corbin va a 2 all'ora sulla rampa, ecco lì che ho detto, ecco, secondo me arriva qualcuno alle spalle di Riddle, e quel qualcuno, guarda caso, è Shorty G. Shorty G che, Peo, lasciami dire, secondo me è molto confuso, perché settimana scorsa ci fa capire di essere forse un tweener che dice, mi dispiace, lo devo fare per i soldi, eh. Settimana dopo lei ha affamato di orito e spacco il culo stavolta. Cioè è un po' difficile capire quello che stanno facendo. Io ve l'aveva detto, ho detto, ma a me sto Shorty G mi pare che è costretto. Quando attaccò, cioè fece la distrazione per far attaccare Riddle da Corbin. Questo non era proprio contento di questa cosa, però qui l'ho attaccato, non mi sembrava molto contrariato. Non lo so, è strano sto Shorty G, ma secondo me manco il booking ha capito che gli fanno. Sì, secondo me gli dicono. A volte arriva uno e fa, no, ma Shorty G lo turniamo il, eh? Poi il giorno dopo, no, vabbè, però facciamolo un po' pentito. Sì, facciamolo un po' pentito. Qualunque. Poi, no, vabbè, ma adesso questa è la puntata in cui lo facciamo tornare davvero il, poi. No dai, pentiti. Qualunque cosa, però, qualunque cosa gli stessero chiedendo, però lui lo fa benissimo. Poraccio, lo fa benissimo. Il gran problema è che ormai è finito nel limbo dove è un manichino. Io penso che burattino peggio di Shorty G attualmente non esiste in WWE, perché si ritrova a fare quasi sempre la stessa identica roba e poi perde. Cioè non è che dici mai riesce a ottenere la vittoria grazie all'aiuto di qualcuno. No, lui deve sempre perdere. A me mi dispiace perché Shorty G secondo me è un validissimo talento. Sì. Ci sta che mi perda contro Riddle, Dio mio, adesso anche in questa puntata. Però non capisco bene il percorso che si vuole fare con lui. E questo è un problema, perché stai comunque dando un po' di dubbi al telespettatore. Allora, io non mi arrabbio più di tanto su questa cosa, perché comunque c'è Shorty G, ok? Che è un validissimo, però sei comunque Shorty G. Cioè, se dobbiamo avere una gestione del genere, meglio su Shorty G che su tanti altri atleti, okay, insomma. Io spero però che con questo
questo tira e molla, magari alla fine, fra un mese e mezzo, esca fuori qualcosa di bello, magari uno short IG che torna cazzuto e effettivamente dice come stavano le cose, dice se è pentito o se davvero sta dalla parte di Corbin. Cioè, quindi è un po' del cazzo questa gestione, diciamolo. Su altri atleti mi sarei arrabbiato, su short IG ci posso passare sopra, basta che prima o poi prenda in mano il microfono e dica come stanno realmente le cose. Perché se no occupa costretto, minori. Costretto, sei consapevole di essere da parte di Corbin, che devi fare? C'hai una famiglia? Giustamente Riddle qua lo batte, come abbiamo detto prima. Corbin prova ad attaccare Matt Riddle subito dopo post-match, però non riesce a fare un'offensiva degna di nota, tant'è che lui stesso fugge via dopo aver provato a fare questa offensiva. Allora, tutto ciò basta avanza per creare la contesa tra i due a Payback, nonostante poi facciano anche un segmento nel backstage dove Corbin promette le botte vere e proprio al nuovo lottatore dello show blu, anche se no tra virgolette sta lì da un mese e mezzo ormai. E è bello come Corbin vada a citare tranquillamente la UFC, molto tranquillo, ha detto qua vi farò vedere chi è il re che non può appartenere al mio regno. È bello, oh, Corbin sta mantenendo questo personaggio da re, forse per, non so, quasi un anno e mezzo ormai. No, ci sta bene, ci si trova bene. Ma adesso io durano sei mesi, noi eravamo abituati che questi sì, duravano 6-7 mesi massimo, invece qua Corbin se la sta portando in eterno. Ma io perché so, è bello e più interessante del Lone Wolf, sinceramente. Perché è pesante anche nello show blu, è pesante anche nello show blu, e poi ti può anche non piacere, però è pesante, nel senso dici, ah cazzo è arrivato il re, che palle, oppure, ah che bello, almeno quello. Vedremo, perché gli altri, Payback, va gli bene. Altri hill in singolo non esistono. Cioè, è certo quelli che stanno al top attualmente, gli altri non esistono, perché poi sì, torniamo al caso Sheamus, ma ci arriviamo tra un po', perché prima dobbiamo parlare di... Poverino! No, perché dominante da gennaio a oggi ha fatto tantissimo. Ora dobbiamo parlare di due impressionanti ma femmine, grandissime, le nostre grandissime campionesse di coppia, e una è anche campionessa femminile di SmackDown, ovvero Bayley e Sasha Banks, che continuano a tirarci fuori dei promo assurdi che ti tengono attaccati lì più che altro per capire dove vogliono arrivare a parare. È ancora complicata la cosa, anche se secondo me siamo quasi arrivati alla frutta. Il gran problema... 4 mesi che diciamo no, siamo arrivati alla frutta, e poi allungano. Ma per forza, perché oltre a loro di interessante non creano niente, quindi io me le tengo. Cioè io ho il terrore di quando effettivamente poi succederà il patatrack e splittano. Perché chi te li fa sti promo che ti tengono alta la Women's Division? Nessuno. Perché sono brave. Stavo per dirti tre nomi, però ci ho ripensato. Allora, parliamo un attimo... Sono emozionato di Tamina, questo ritorno. No, parliamo un attimo del dibattito che ci sta tra di loro, no? C'è questa Bayley che torna a entusiasmare un attimo una Sasha Banks, visibilmente giù di corda per aver perso il titolo femminile, però Bayley non è che lo fa con chissà quale discorso, perché va a ricordare alla stessa Sasha che lei è la famosa campionessa che appena deve fare una difesa in singolo perde sempre il titolo. Io direi grandissima amica Bayley. Ho capito, ma che cosa doveva dire? No, dai, questa volta ce la fai. No, insomma, ma non glielo dire. Perché andare in mezzo a questa cosa? Ma che devi dire? Poi poco prima Bayley con Sasha si erano trovato con Big E, Otis e Tucker, no? Lì ci sta Bayley che va a deridere Big E perché dice: ah, qua c'è sta solo gente che è buona a gestire i titoli in coppia, in singolo, però. E giustamente poi Sasha fa una fascia contrariatissima da questa dichiarazione della sua amica. Sta cosa se la portano anche in ring. C'è comunque questa Sasha Banks volenterosa comunque di tenere i titoli di coppia, ed è per questo che ha detto: c'è solo quello. Per fortunatamente per te, io sono ancora tua mia amica, voglio ancora combattere, voglio tenere questo titolo sulla spalla. Ed ecco lì che sul Tyler fanno questa apparizione divina. La Madonna e la madre della Madonna. Shayna e Nia Jax, questo tag team improponibile, la strana coppia. È meraviglioso come Shayna praticamente va a prendere per il culo da Nia Jax che voleva fare promo tutto cazzuto, e Shayna fa: sì, ma stai zitta, parlo io, giusto? Vai a stare zitta. Però, vabbè, io non ho parole. Io mi prendo soltanto la Sasha Banks che va a rispondere alle due a Payback, dovrò fare una, adesso non mi ricordo bene il termine, dice tipo vendetta, si gira verso Bayley. E poi resteremo campionesse perché noi siamo i migliori, eccetera, eccetera. Io mi prendo quello, perché se mi dovessi prendere Shayna e Nia Jax, penso che non guarderei più la WWE. Poi quando ho letto che vogliono fargli fare il percorso di Cesaro e Sheamus,
ho detto qua, secondo me, è meglio che non leggo più le notizie, i rumors, perché sennò davvero non devo più guardare il wrestling. Mi auguro che non sia così, anche se i pronostici che usciranno domani, vediamo un po', che cazzo mi tocca pronosticare. Però, andiamo avanti. Sono un po' allibito, sto pensando al percorso alla Cesaro e Sheamus di Nia Jax e Shayna Baszler, due che lottatrici che proprio sono simili, ma poi... Intanto iniziamo a dire due Padre Nostro e due Ave Maria sul fatto che Nia non infortuni né Bayley né Sasha, perché sennò è un disastro. Preghiamo, signori. Speriamo bene, manca solo che rinviano però stare in colpa da me. No, non ne parliamo, parliamo più che altro della contesa tra Gulak e Braun Strowman. Tutto questo nasce praticamente nel backstage, anche se tutto si va a rilasciare a 7 giorni fa, dove Strowman è andato ad attaccare il povero Gulak che l'aveva rialzato dopo l'attacco della Retribution. Qui, 7 giorni dopo, Gulak si conferma essere la vittima preferita di Strowman, che appena vede Gulak, che sia face, che sia heel, lo devasta. Perché vi ricordate, anche quando Gulak fu draftato proprio nello show blu, stava a rivalità con Strowman prettamente face e fu distrutto. Proprio uno dice: ah beh, Gulak è arrivato qui per far carne la macello di Strowman. Dopo quanti mesi la cosa non è cambiata, nonostante il grande lavoro con Daniel Bryan, che sì, era riuscito a risollevare, è il mentore, eh? Quantomeno l'aveva sollevato al ruolo di Mick Carter come Big E. Vabbè, ma secondo me gli è andata male che Bryan non può entrare in puntata e quindi hanno dovuto riabbassare. Ma perché va bene santa, che fai promo dal cosino, però non può fare chissà che cosa. Madonna santa, cioè poi Gulak che... Non che avrebbe fatto chissà che cosa con Bryan, però almeno qualcosetta più. Gulak che viene devastato letteralmente da Braun Strowman in questo squash match, non siamo qua manco a parlarvene. Però a me il segmento backstage poi mi è piaciuto. Senti, ma sai dove ero reso? Io sto cercando Strowman con questa sedia, ah eccolo, pam! Beh, sono molto bello il segmento nel backstage. Ma poi almeno un che minimo, fa sorridere, un minimo di furbizia e di cura. Che fa, oddio, che cazzo ho fatto questo? Ma con la sentita, lanciamo la sedia contro il tizio della firma del contratto. Così magari attacca lui. A me non mi distrugge, ma tanto mi distrugge poco dopo. Specialmente il tipo che stava davanti a Strowman, seduto sul tavolo, che ha fatto tipo di dilet il polio. Da dietro Strowman, c'era cioè Strowman piegato. Più se n'è andato bellissimo, mi sono messa a ridere come una cogliona. Tra l'altro, Strowman firma ufficialmente quel contratto subito dopo aver squasciato brutalmente il povero Gulak. Però noi non stiamo più a parlarvi di questo, anche perché torneremo a parlare del suo contratto. Cioè, è stato carino il match è quello dove va. Poco più tardi, ora vi parliamo della contesa che ci ha stupito, ovvero Cesaro contro Kalisto. No, a me ha stupito perché io ho visto questi tre mascherati negli ultimi mesi e settimane capaci soltanto di rompere un pochino le palle ai campioni di coppia, nulla di più. Qua Kalisto Cesaro mi porta a dire che si sono presi i miei applausi durante la contesa perché hanno tirato fuori 2 o 3 manovre impressionanti. Kalisto ha tirato fuori. No, perché pure Cesaro. Ma Cesaro lo sai? Cesaro lo sai. Non è che ti ha sorpreso. Cesaro lo sai, Kalisto è tornato in due, però, e ha tirato fuori delle belle manovre. Però sta quel super DDT che dove si è arrampicato. Ma molto bello, infatti ha tirato fuori delle bellissime manovre. Ma da qui a dire è sorprendente questo ma match. Ma sorprendente perché con Gran Metalik e con l'Ince Dorado non è che abbiano tirato fuori chissà cosa. Cioè con lo stesso minutaggio, cioè non è che stavo qua, perché qua c'è quindi, personalmente, mia opinione soggettiva, mi è piaciuto di più Kalisto contro Cesaro sì, che tutto il resto. Tra l'altro riveste il ruolo cruciale però quello che era successo poco prima, perché che è successo? Prima di iniziare il match tra Kalisto e Cesaro c'è stato i partner di Kalisto che erano stati attaccati da Nakamura e lo stesso svizzero. Ecco, ma non solo, ma Kalisto non si è chiesto perché Gran Metalik non l'ha seguito a bordo infatti ring? Perché c'è stato prima uno scambio tra questi, dove Kalisto va a dire: senti Lince, dopo la figura del merda che hai fatto la scorsa settimana, mi raccomando, guardami come si batte Cesaro, sì, guardami, guarda come si non batte, ti avvicinare basta al ring, stai qui e guardami come si batte Cesaro. Infatti ha imparato come si batte Cesaro, sì, il grande Lince si batte però, proprio, bravo, era bravissimo, bravissimo Kalisto, che va a perdere soltanto di roll up questa contesa, perché Nakamura prova a distrarlo quando lui va sul paletto. Ecco lì che arrivano quindi di gran carriera i suoi tag team partner, ovvero Lince Dorado e Gran Metalik, che salvare riescono a fermare Nakamura. Kalisto, uno pensa in quel momento, può riprendere in mano la contesa, ma manco per niente che Kalisto si fa distrarre dai suoi stessi partner. Perché dice: ma che ci fai qua? Io sto là e guardare come si batte Cesaro, Però là, pure 2-3, complimenti. Cesaro porta a casa la vittoria, si prende con sé anche Nakamura e due vanno a festeggiare sulla rampa, mentre Lucia e House Party discutono al centro del ring. Kalisto ci mette la pezza a Lucia e ha detto: vabbè, basta, abbracciamoci.
finiamola qua, se no sta storia la portiamo avanti anche settimana prossima. Sì, vabbè, perché hai fatto la fine. Merda, Calisto, su, dai, guarda come si batte Cesaro, eh? 1, 2, 3, complimenti. Poraccio, però ci stava a dire che a me il match è piaciuto. Ma io voglio dire, no, ma mo con Calisto, ma che ci fanno? Ho l'insegrado. Aspetta che arriva, aspetta. Ma che ci fanno? Vabbè, basta, ci fanno qualcosa. Però tocca parlare di... ecco, di Tamina con Nikki Cross. Uno dice qua, fino a che parli di questo, secondo me tu valuti il segmento proprio come poca roba. Io, ragazzi, sono molto più preoccupato di aver visto Tamina con Nikki Cross che tutto il resto. Perché io ancora mi sto chiedendo tuttora in questo momento il perché abbiano messo Tamina a parlare con Nikki Cross. Tamina nella Battle Royale faceva il ruolo dalla heel, lì è andata face to face con Bianca Belair, ti sfondo, ti ammazzo. E poi adesso qua fa tutta la teneruccia, lì si abbraccia Alexa Bliss che è arrivata lì tutta felice e contenta di essere tornata a SmackDown con questi cosetti qua, come li possiamo definire? Che li aveva quando era la Harley Quinn di SmackDown, quando vinse il primo titolo femminile nello show blu battendo chi? Abbassa il tavolo. Abbasso il tavolo? Battendo chi? Non mi ricordo. Becky Lynch. No, non so se rendo. Non so se rendo, quindi queste sono cose importanti. Vabbè, ma era Becky Lynch quella che non vinceva niente. Ora c'era la Becky Lynch che diceva: vabbè, questa parla irlandese così, c'ha sto tono, questo è troppo irlandese, non la pusciamo. Però vabbè, lasciamo stare questo discorso e parliamo più che altro del segmento, perché Alexa Bliss si infuria con Nikki Cross, volenterosa ancora di spingere sul tasto di The Fiend. Non ha capito che Alexa Bliss, meno se parla di The Fiend, meglio è Nikki Cross continua perché a marcare. Finché non si parla di The Fiend, Alexa è la normalissima Alexa, l'amica di Nikki Cross, che sta bene. Poi però tocchi il tasto di Fiend e lei si trasforma. Io sinceramente non capisco. Cioè non capisco. Tra l'altro Alexa Bliss aveva nei suoi... vedi? Ciuccetti. Nei suoi ciuccetti una ciocca di capelli leggermente distorta. Quello potrebbe essere un significato importante. Magari stanno pensando ancora alla possibilità che possa fare, che lei possa diventare Sister Abigail, perché c'è, uno deve pensare a queste cose qui, se no non capisce perché sì, questo ma segmento... la gestione è troppo incasinata, cioè avevi fatto il botto delle views con quei tre cazzo di segmenti, era stata bellissima, perché poi al match l'hai cancellata e perché poi allo SmackDown dopo gli fai fa sta cosa? Perché la devono riprendere? Io che te avevo detto dopo il commento di SmackDown? Ma cazzo! Non la interrompere! Ma come cazzo fai? Vabbè, però l'hanno secondo me questo è un Gesù. Principio che l'hanno ripresa. Ora però mi sto chiedendo. Sì, l'hanno ripresa, ma ora però mi sto chiedendo, l'hanno ripresa per farci pensare che Alexa Bliss stia tornando heel per andare contro Nikki Cross o l'hanno ripresa per affiancarla a The Fiend, perché questa è una situazione è molto quello complicata. Quello che io non capisco. Ci sono due cose che proprio non riusciamo bene a capire. Perché non si sa più, già prima non si inquadrava bene, però doveva essere inquadrata. Mo è adesso tornata, sono mentali dubbi. Mo è tornati i dubbi perché ci sta Roman Reigns e quindi tutto si è spostato su Roman Reigns e non più sulla Bliss, che spacca la tazza che gli aveva regalato a Nikki e se ne va, quindi beh, è furiosa. Mezza heel, però finché... Per me non è mezza heel, è nervosa. È nervosa, però nervosa. Finché non parli di The Fiend, lei fa l'amica di Nikki, non lo so, regà, la tirano troppo per la caciara. Dobbiamo vedere, qua finché non vediamo dove andare a parare. Però già sto particolare, vedi, i particolari mi piacciono tantissimo. Sì, vedi come Nikki è andata subito a trovare quella ciocca che potrebbe... Sì, ho capito, ma è una ciocca di capelli impicciata, cioè voglio dire, non è che in modo lì fa... Ah no, allora è sicuramente si starà perché c'è la ciocca di capelli Te impicciata. Fidi De Miro che c'entra qualcosa con Bray Wyatt. Ma per forza, però è talmente incasinato. Non lo so. Però bisogna. Ma infatti a Payback dobbiamo fare i pronostici, giocherà. Tanto manca a Payback. Altri 200 VIP. Tranquillo, che tanto non ci sta neanche lo a Payback. Lo so, però mi viene da sorridere che aumentano altri VIP mentali e ci faremo. Però dobbiamo parlare. Alla fine diventa la migliore amica di Tamina e fanno tutte e due le Sister Abigail. No, andiamo avanti, non mi dite queste cose, perché Roman Reigns dopo questo segmento riceve finalmente questo contratto da quest'uomo visibilmente disperato, perché a una certa dice, vabbè, io busso, ma qua non mi apre nessuno, apre il camerino di Roman Reigns, e tra l'altro aveva due porte, tre porte, cazzo di camerino, cioè un camerino dentro il camerino aveva Reigns. Sì, sì. Bellissimo, e poi si ritrova Roman che non è che firma subito il contratto, lo afferra, lo guarda, lo legge, a differenza degli altri che secondo Roman me non Reigns sanno... Roman Reigns sa leggere. Gli altri non sanno, lui gli ha detto, fammi vedere che c'è scritto su sto contratto.
contratto e questi hanno firmato senza neanche che c'è scritto che da qualche parte c'è qualche inghippo, eh. No, lui lo afferra e ci fanno finire lì tutto quanto, perché lui rimane lì a guardare il contratto, non lo firma e non lo firma ancora, e poi ci danno la linea a questo 3 contro 3 spaziale, questo main event clamoroso tra Big E, Otis e Tucker contro Miz e Morrison e Sheamus. Signori, ma ditemi se Sheamus non era il povero bambino disagiato che non viene mai scelto quando si fanno le squadre di calcio. Era proprio lui, perché lui che stava con la manina così e Miz e Morrison che non gli davano il taccio. Ok che è giusto perché poi lui si incazza e se ne va, però quanta tenerezza gli hai fatto Sheamus. Il dominante, mi raccomando, però Sheamus il dominante, guardalo come domina. È il bambino l'unico disagiato che non viene scelto. L'unico che ha avuto paura di Sheamus è stato The Miz. Kale, però va benissimo così. No, parliamo del 3 contro 3 che secondo me è stato molto buono, perché ovviamente Big E ha un'ottima alchimia con quei due, sono tutti e tre cacciaroni, quindi si trovano molto bene. Fanno anche delle combinazioni simpatiche con Otis e Tucker che quasi sostituiscono, no? Kofi e Xavier andando a fare qualcosa improponibile. Vabbè, sono simpatici. No, che fanno sorridere, no, proprio fanno sorridere, che devono fare, perché non è che posso poi pretendere di essere seri di brutto in bianco, in idea, no? Insomma, ecco, dall'altra parte invece ci sta qualche confusione vera e propria. Non c'è grande alchimia tra Miz e Morrison e Sheamus, tant'è che il match lo conducono tutto quanto Miz e Morrison, che pure loro tirano ovviamente fuori ottime manovre di coppia. Bellissimo il discus punch con il super kick di Morrison. Ma alla nessuno fine ha dubbi su Miz Morrison. Oppure Miz che tiene l'avversario sulla spalla e il coso Morrison che va a fare il beauty sul disaster kick. Bellissimo, lo trovo. Hanno aumentato le combinazioni tra di loro Miz e Morrison, lo trovo una cosa molto positiva questa. Però ecco, hanno un gran problema, non tanto tra di loro, bensì con chi abbiamo messo accanto questo match. Allora non è che c'hanno un gran problema, è che proprio non hanno cacato di pezzo, quindi il problema è risolto. Ma Sheamus voleva fare il grande piano, però non è riuscito a fare nulla, perché manco la Miz e Morrison si fa rispettare. Sheamus a un certo punto va a dare il touch a Morrison, però l'arbitro non se ne accorge. E manco lì una gioia, povero Sheamus, è il dominante di SmackDown. Dai il touch che spacca la schiena di Morrison, entra tutto, mo faccio la tattica mia, gli sdraio così qua. E invece pure l'arbitro dice, no, io non l'ho visto il touch, no? Ha ritornato in tutto il Thunderdome, ma lui non l'ha sentito il touch, quindi lo butta fuori. Sì, Sheamus rimane sull'Ebron, si gira verso Michael Cole che gli ha detto qualcosa che non ho capito sul momento. Lì Morrison si trova spinto da Otis e guarda caso va a colpire proprio colui che è sull'Ebron, ovvero Sheamus. Il guerriero celtico impazzisce letteralmente, se ne va Morrison e Miz in un primo momento dice pure, ma che cosa, che ti passa la testa, che problema hai? Sheamus lì impazzisce un po', non lo va a colpire, alla fine Sheamus preferisce sparire dal match, se ne torna sulla rampa e lì Miz e Morrison vanno a perdere la contesa con il buon Big E che la chiude con la big ending su Miz. Io non penso, ovviamente, io l'ho sempre detto, che The Miz possa essere lì della Retribution, perché attualmente sta facendo un comedy che può piacere o non piacere, ma sempre comedy. Se il leader della Retribution è comedy, c'è qualcosa che non va. Quindi chiudiamo questa discussione e parliamo del segmento finale. Parliamo del segmento finale, perché io sono rimasto molto colpito da quello che hanno pensato per Roman Reigns, che va a chiudere questa puntata con un segmento assurdo, va a dire che lui a Payback ci sarà, distruggerà tutti e se ne andrà, però dice questa non è, come dice Heyman, però. Questo è uno spoiler, signori, dallo spoiler non è una, che distruggerà tutto e sarebbe. Non è un rumors, non è una predizione. Questo è uno spoiler. Si gira verso Heyman, bellissimo questo campo largo che fanno Heyman che se la ride per la frase che gli ha copiato Roman Reigns, e lo Heyman va a copiare la frase di Roman. Believe that, come a dire, credeteci, succederà questo qui. Roman Reigns tornerà a essere campione universale, detto da Heyman, mi ha fatto un certo effetto. Ma tutto il segmento mi ha fatto un certo effetto, perché l'idea di mettere Heyman con Roman Reigns io lo trovo una cosa fantastica, a prescindere da come andranno a finire le cose. Poi può essere anche una gara, però oggi come oggi lo trovo una cosa fantastica, perché questi hanno lottato, che hanno una storia dietro, e quello è il fatto, hanno lottato una storia contro da eterni nemici fra un po'. Per anni e anni l'ha visti, fa segmenti contro Heyman, che ha sempre rappresentato Brock Lesnar, gli ha sempre detto che Lesnar è il migliore di lui, che lui comunque nei suoi promo di Paul Heyman c'era sempre del
delle grosse frecciate però Reigns, gliene ha dette sempre de peste e corna. Anche se Heyman più volte ha strizzato l'occhio, sì, a Roman nella però cioè, alla fine rappresentava bene, sì, Brock Lesnar. Se tu fossi un mio prodotto saresti qualcuno di davvero importante, questo io disse tanti anni fa. E lasciatemi dire che questa nuova relazione tra due a me mi mette tanto hype, purtroppo. Se non ci fosse stata la loro storia dietro, no, ma così sì, visto chi sono, sì, cazzo. Ragazzi, parliamoci chiaro, questo è un segmento che cambia completamente tutte le carte in tavola, non solo per Payback, ma penso per tutta quanta l'intera WWE, perché Roman Reigns Hill sposta tantissimo gli equilibri, eleva SmackDown in maniera importante, non so gli ascolti, ma penso che già da sta settimana abbiano fatto il boom soltanto con il ritorno di Roma, figuratevi ora che è diventato un po' Roman Guy. Bello, bello, gestito bene, non te ci hanno fatto capire niente, frecciatine, citazioni e rivia. Ma anche questo modo di parlare, questo nuovo modo di parlare di Roma, che è molto più cattivo rispetto a qualche mese fa, doveva lasciare il dubbio che lui fosse io. Doveva lasciare questo dubbio che lui fosse io. Eppure ho visto tanti post che dicono: no, ma allora sta quindi per tornare. Ma perché ci vuole così tanto per fare Roman Reigns? Ma perché? Cioè, espressioni, frasi, botte. La gente normale, no, fa qualcosa, dice: ok, è tornato io. Reigns, no, allora no. Oh, qui sembra un po' che però sicuramente è face. Poi, no, ma sta per. Adesso con Polema sta per tornare. Come sta per tornare? Perché c'è tutto sta magia? Ti faccio una domanda che ti farebbero loro, secondo me. Secondo te? La Retribution c'entra qualcosa con Paul Heyman e Roman Reigns? È quello, perché finché c'era solo Roman Reigns mi intuzzicava l'idea. Ma Paul Heyman non è da Retribution. Paul Heyman non vuole distruggere la WWE. Perché vorrebbe distruggere la WWE? Paul Heyman non vuole. Però c'è questa retribuzione che potrebbe significare tutto come niente. E il fatto che ancora una volta Retribution non abbia colpito perché c'è Reigns in portata mi porta a dire che Payback al 99% la vedremo sicuramente. Come hai detto a SummerSlam. Però sì. sinceramente quello che penso io... Non mi aspettavo il ritorno di Reigns. Sinceramente quello che penso io è una furbata. Nel senso, pure la maglietta, distruggo tutto e vado via. Secondo me sono riferimenti voluti alla Retribution, ma alla fine non c'entrerà un cazzo. Chi lo sa? Io invece penso che ci sia un piccolo collegamento. Io lo spero, sinceramente, perché mi piaceva questo Roman Reigns, capo della Retribution, che vuole andare, vuole distruggere la WWE quando Vince l'ha sempre protetto. Insomma, era bella la storia. Però con Polema non lo so, e secondo me, ripeto, per far fare più pimentare la gente. Ah, vedi, c'è Roman Reigns, allora non c'è che più poi anche lecito. Hai visto la maglietta? È anche lecito pensarsi che se il capo è Polema della Retribution, Roman potrebbe arrivare a quel punto di mettersi contro lui perché magari non voleva nessun aiuto. Quindi ci sta sempre tantissime domande che ti devi fare. Però non è in detto... In questo momento sono nella fase, secondo me, per far chiacchierare la gente. Però... Che è giusto, perché è marketing. È questo che devono fare. È questo. Più fanno chiacchierare le persone, più il prodotto funziona. È questo. Perché è là che funzionava? Perché faceva chiacchierare le persone? Poi si sa. Questo devono fare. Hanno cancellato Ariel Bush. Fatto sta che io trovo il turnheel di Reigns perfetto. Trovo l'accostamento a Heyman ancora più perfetto. Ora va tutto in mano alla WWE lì a Payback. Però diciamoci la verità, qualunque possa essere il finale di Payback, a meno che non vince Strowman, che non avrebbe minimamente un senso, ma non zero. Io ho tanta paura per Payback, per quello che ho visto a Sandra. Cioè, però che vinca Roman o che vinca The Fiend, secondo me il titolo a Payback per loro conta relativamente, perché tanto questi prossimi mesi porteranno avanti di sì, però conta che cazzo di storia ti raccontano, perché a SummerSlam hanno raccontato una porcata e potrebbero rifarlo, sì. E io non sono tanto in hype per il risultato, chi avrà il titolo, perché comunque questi faranno un ottimo lavoro. Io ho proprio paura per il match in sé, che potrebbero raccontarlo chi i piedi e non... Cioè, no. È brutto sminchiare storyline così, sminchiare ritorni così. È brutto, c'ho tanta paura. Quindi vediamo. Parlo dopo Payback. Però diciamoci che questo segmento è stato fantastico. Che saremo in live reaction per Payback, su questo canale. Mi raccomando, non mancate. Spolliciate, commentate, condividete. Iscrivetevi ai canali. Qui sotto in descrizione trovate anche i link di Peonia. Da Peonia di Elite, Queen of the Universe. E da Miro è tutto. Too sweet. Domani mattina i pronostici di Payback.